Buongiorno a tutti, buongiorno a Giffoni, a questi giovani, grazie da parte di Altro Consumo per essere qui e per condividere con noi questa Masterclass Impact, che è la spesa che sfida, che vi presenterò quest'oggi. Grazie per la presentazione, anche di quella che è l'associazione che dal 73 Altro Consumo opera a livello italiano, ma non solo, anche a livello europeo e anche a livello internazionale. Si parlava poco fa proprio della sede che anche in Brasile abbiamo per la tutela dei consumatori. Chiamaci Francesco, siamo semplici, io ci siamo sempre centrale, avvicinati Francesco alla gente, laterale, alle persone che si trovano in difficoltà per prevenire. Se vuole può togliere la mascherina. Per prevenire piuttosto che per curare, quindi Altro Consumo ha viaggiato sempre sul binario dell'indipendenza, su quello del senso critico, su quello del metodo scientifico, però principalmente sulla prossimità, quindi il rapporto con la gente, il rapporto con i giovani, che è bellissimo perché voi siete il cuore, siete lo scrigno prezioso del nostro futuro, quindi è importante che abbiate le idee chiare ancora di più rispetto a quelle che sicuramente già oggi avete maturato. La spesa che sfida, questo è un progetto che vede Altro Consumo come capofila, poi ci sono altri partner, abbiamo Assoconsum e abbiamo Casa del Consumatore. È un progetto che portiamo avanti e che oggi si apre qui a Giffoni Vallegiano, quindi che piacere insomma poter condividere con voi, che poi è un'iniziativa, io ricordo di essere stata qui tantissimi anni fa quando era ancora agli inizi, veramente cresciuta e devo dire non solo la cittadina ma proprio la vostra iniziativa, perché ha una cassa di risonanza enorme a livello internazionale, quindi mi congratulo con gli operatori per questo lavoro che nonostante il periodo che abbiamo vissuto del lockdown sono riusciti comunque oggi a farci stare qui in presenza, io non mi sentivo di mancare e di collegarmi da remoto. Dicevo, è un'iniziativa che andrà avanti fino ad ottobre del 2020 e che vedrà interessate anche altre città. Che cosa ci proponiamo? Allora, secondo me ci sono tre punti fondamentali, io li ho racchiusi nelle tre C. Innanzitutto la consapevolezza. Quella forse l'abbiamo, ma non tantissimo, mi spiego. Abbiamo bisogno sempre di più di migliorare la nostra alimentazione sana, sicura e quindi consapevole. Allora, oggi al di là di quelle che sono l'etichettatura alimentare, quindi tutte le precisazioni che ci vengono imposte sui prodotti, ma quello che è importante è capire di che cosa stiamo parlando, che cosa stiamo consumando. La conservazione, quindi la manipolazione eventualmente dei prodotti, dopo potrete fare anche delle domande, c'è uno spazio riservato proprio a voi per comprendere nella pratica come si approccia con il prodotto alimentare. Quindi la contraffazione, consentitemi, che è un altro punto dolente, forse è la nota più difficile da dover affrontare, perché è l'alterazione del prodotto, quindi è la parte oscura a mio avviso, cioè quella che apparentemente il consumatore finale non vede mai. Quindi questi tre elementi sono fondamentali. Allora noi cercheremo di, come dire, di fare un percorso per accrescere questo senso critico che un po', ripeto, ci appartiene e noi vantiamo 350.000 soci e tutti quelli che tu ricordavi prima si sono avvicinati negli anni, soci o non soci che fossero, hanno bisogno di questo, cioè principalmente della informazione. Poi la tutela legale viene dopo, purtroppo, ahimè. Quello che è importante è renderci quanto più vicini possibili alle nostre abitudini alimentari. Oggi scopriremo che cosa succede con le bucce, che cosa succede con quegli alimenti che avremmo escluso sotto certi aspetti dalla nostra tavola.
col lockdown sicuramente abbiamo imparato a migliorare o forse a cambiare in un certo senso le nostre scelte alimentari, i nostri acquisti, magari lo stesso posto, lo stesso supermercato al quale ci rivolgevamo prima, poi non lo abbiamo escluso, abbiamo preferito altri punti vendita, capire proprio che cosa significa la scadenza di un prodotto, che cosa significa andare oltre la scadenza di un prodotto, che cosa vuol dire saper conservare, saper manipolare un prodotto alimentare. Questi sono degli elementi fondamentali che ci mancano. Per esempio i prodotti congelati, scongelati, quando vengono portati dal supermercato, che cosa dobbiamo prediligere nella collocazione all'interno della nostra abitazione, del nostro frigorifero, quindi a quali dare la precedenza nella messa a posto, diciamo così, della nostra spesa. Tutto questo deve fare i conti con l'impatto ambientale. Quindi la masterclass è spesa che sfida, però anche a basso impatto ambientale. Questa è la cosa che ci interessa, la sostenibilità, la possibilità di non arrecare danni al nostro ambiente, il che è un po' difficile considerando, ecco, tutte le artificiosità che comunque questo mondo, questo mercato in espansione ci presenta. Certo. Grazie intanto appunto della presentazione. Adesso di questo parleremo con Franca Braga, appunto responsabile dell'area salute, alimentazione, tecnologa alimentare di altro consumo. Non so se dalla regia appunto ci possiamo collegare con la dottoressa Braga, e con lei appunto parleremo. Resti pure sul palco. Buongiorno dottoressa Braga. Buongiorno Franca. Buongiorno dottoressa, ci sente? Noi la sentiamo molto bassa. Molto bassa? Sì. Sì. Posso provare a dare. Dovrebbe abbassare forse. Possiamo riprovare? Noi adesso la sentiamo bene senza ritorno. Ma mi sento, mi sento. La sentiamo purtroppo con un fastidioso eco anche qua. Sì, anch'io sento un fastidioso eco purtroppo. Adesso la sentiamo bene. Adesso la sentiamo bene. Benvenuta dottoressa Braga intanto. Mi sentite? Sì, la sentiamo, sì, la sentiamo bene. Va bene, io sento l'eco, ma non importa. Proviamo a vedere magari se della regia, riescono a risolvere o a indicare come possiamo risolvere. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Valeria. Ciao Franca. Buongiorno, benvenuta. Riusciamo a risolvere in qualche maniera o... Potremmo partire con lei, dottoressa Franca Braga. Difficile. Partendo da quello che abbiamo parlato la prima volta che ci siamo sentiti, ovvero cos'è la sostenibilità in un alimento. Perfetto, allora, sostenibilità è una parola ormai, se vogliamo, anche abusata e comunque un concetto a cui siamo sempre più sensibili e attenti, magari andando in bicicletta, evitando di andare in aereo, facendo altre scelte, ma anche scegliendo quello che portiamo in tavola, noi abbiamo e possiamo fare delle scelte sostenibili. Che cosa vuol dire sostenibilità di un prodotto alimentare, di quello che portiamo in tavola? Allora, prima di tutto direi si pensa all'impatto ambientale ed è preponderante, è importantissimo l'impatto ambientale di un alimento, ma è fondamentale anche tutta un'altra serie di aspetti come l'impatto sociale, etico, economico, per cui altri concetti come il benessere animale, come il fatto che i lavoratori siano correttamente pagati,
come un no al caporalato, insomma, quindi tanti altri aspetti che rendono un alimento sostenibile. E poi c'è una cosa fondamentale, non è, l'alimento è sostenibile nel momento in cui è sostenibile tutto il processo che ci porta all'alimento. Cioè noi non dobbiamo considerare semplicemente il prodotto finito, ma tutta la sua storia, dal campo fino a quando arriva sul nostro piatto. Dottoressa Braga, posso interromperlo un attimo? Abbiamo parlato anche qua durante la masterclass che il tema della sostenibilità potrebbe andare contro dei falsi che abbiamo e quindi andare contro delle convinzioni e sfuggire magari in certi luoghi comuni. Assolutamente sì, perché è un discorso complesso, senza facili risposte purtroppo. Ci sono tanti dati, si sta studiando molto, ma ci sono ancora dati che mancano, ci sono studi che non sono tutti nella stessa direzione e tutti gli aspetti vanno considerati, per cui sicuramente le facili risposte non ci sono. Quindi dire, per esempio, io mangio sostenibile perché compro a chilometro zero e evito gli imballaggi eccessivi. Non è una risposta, è un pezzettino di risposta e può essere valida in alcuni casi ma non in altri, perché il discorso è un pochettino più complicato. Certo, dottoressa Braga, se è d'accordo, dottoressa Braga, le proporrei una prima domanda dal pubblico se c'è. Sì, certo, prego. Prego, di qua. Un attimo di pazienza che il ragazzo raggiunge il microfono. Certo. Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti. Ne volevo approfittare per chiedere un esempio pratico di spesa da fare in cui possiamo coniugare la sostenibilità appunto con la spesa di tutti i giorni e anche la convenienza, la sostenibilità, convenienza economica. Grazie. Allora, la convenienza economica ha ragione, ormai ai nostri giorni è comunque importante. Riusciamo a far vedere il primo grafico che vi avevo mandato? Penso di sì, la regia. Perché lì abbiamo già molte risposte, nel senso che è la rappresentazione di dati che sono stati pubblicati su Science nel 2018, è la più grande meta-analisi fatta sull'argomento, che ci dà una graduatoria dell'impatto ambientale dei diversi tipi di alimenti, il che già ci dà delle grandi risposte. Si può, o altrimenti vado avanti io? Prego, noi adesso vediamo la spesa che sfida. No, andiamo oltre, c'è oltre. Va bene, comunque il grafico ci rappresenta quello che è l'impatto ambientale delle diverse fasi per diverse tipologie di prodotti in termini di emissioni di gas serra e si notano in maniera molto molto chiara delle differenze. Allora, stanno cercando, eccolo, perfetto, è lui. Questo è lo studio, la meta-analisi pubblicata su Science, dove vengono analizzati, come vedete, le principali tipologie di alimento e le diverse fasi della produzione, dalla conversione del suolo alla fase agricola e così via. Quindi tutte le diverse tappe che costituiscono una filiera. Se noi osserviamo il grafico, vediamo cioè delle differenze enormi che già ci danno delle risposte, perché vediamo che l'impatto misurato in emissioni gas serra, quindi quella che viene chiamata la carbon footprint, cioè appunto la misura dell'impatto espresso in emissioni di gas serra, per la carne bovina è nettamente superiore ad altre. Dottoressa Braga, su questo è interessante anche il dato sul trasporto. Ecco, questo grafico emerge molto bene, si collega a quanto dicevamo prima, cioè
il discorso del non ci sono facili risposte. Perché? Perché noi vediamo che la fase di trasporto nella realtà, nei conti, conta poco. Nel caso della carne bovina conta lo 0,5%, pochissimo. Quindi che io scelga di mangiare carne piemontese piuttosto che non carne argentina, conta poco, conta di più se decido di mangiare meno carne. Questo è il concetto. E nel caso in cui abbiamo il maggior impatto, abbiamo al massimo un 10% come incidenza da parte del trasporto. Questo, diciamo, è già sfatare un mito, quindi il problema non è il trasporto, anche il trasporto in alcuni casi magari, cioè voglio dire, se parliamo ad esempio di trasporto aereo, questo sì, questo mi incide. Poi purtroppo io sulle etichette di ciò che compro non ce l'ho scritto se è stato trasportato in aereo o meno. È un trasporto che si usa poco perché è molto caro, però per alcuni frutti esotici, per alcuni prodotti magari si ha il trasporto aereo, questo impatta molto. Ma per il resto il trasporto ha un'incidenza bassa, cioè non risolvo il problema pensando solo al trasporto. Come vediamo nel grafico, le fasi che impattano di più sono le prime due, per l'80% sono la conversione del suolo e la fase agricola, quindi la fase proprio di produzione. Certo, dottoressa Braga, se vuole abbiamo un'altra domanda al pubblico. Differenze. La carne bovina ha un impatto altissimo, al contrario i vegetali, li vediamo in basso alla classifica, hanno un impatto molto molto più ridotto. Dottoressa Braga, non so se mi sente. Si coniuga molto bene anche con quelle sono le esigenze, le indicazioni di salute, perché sappiamo bene che di carne rossa in particolare ne consumiamo troppa. Ne consumiamo come italiani circa 38 kg pro capite all'anno, è tantissimo, cioè non va bene per l'ambiente e non va bene nemmeno per la nostra salute. Quindi la prima facile, se vogliamo, indicazione è consumare meno carne rossa. Dottoressa Braga, sei d'accordo? C'è un'altra domanda dal pubblico? Prego. Certo. Buongiorno, sono Claudia. Nelle masterclass degli anni precedenti abbiamo parlato molto dei cibi, soprattutto frutta e verdura, che non sono belli esteticamente, magari non rappresentano l'idea che abbiamo del cibo che si debba consumare, ma sono comunque buoni. Volevo sapere come sensibilizzate le persone a questo argomento e al consumo anche di questo cibo. Grazie. Io non ho sentito la domanda. Possiamo provare a ripetere? No. Volevo sapere come si sensibilizzano le persone ad utilizzare e a consumare cibo che magari non è bello esteticamente ma ancora buono da consumare. Allora, se ho ben capito, come abituiamo e spieghiamo le persone che possono consumare delle cose anche che non sono esteticamente bellissime. Esattamente. Ecco. E qui è un discorso di educazione e di informazione. Cioè noi un ruolo fondamentale è quello di educare le persone, rendendole sensibili e attente a questo problema e spiegando ad esempio appunto che anche il frutto un po' storto piuttosto che la zucchina non perfetta sono ottimi e non li dobbiamo buttare. E dobbiamo spiegare anche appunto come il discorso dell'essere sostenibile passa non solo attraverso l'essere così genericamente sensibili e attenti, ma con delle azioni concrete. Quindi un'azione concreta può essere quella appunto di non cercare a tutti i costi frutta e verdura perfette, può essere quella di non voler mangiare le fragole tutto l'anno, perché è lo stesso problema. Cioè educati e informati in modo tale da fare delle scelte che siano realmente sostenibili senza pretendere il frutto bellissimo, lucido, perfetto e presente tutto l'anno, perché sono due azioni che sono assolutamente contrarie a un concetto di sostenibilità, perché vuol dire che quella coltivazione l'ho avuta in serra, il che ha un impatto ambientale enorme. Grazie dottoressa Braga. Le volevo chiedere, poi appunto se ci sono altre domande prima della fase di quiz con altro consumo, il peso del consumo dell'acqua nella produzione di cibo
che impatto ha a livello ambientale e come noi da consumatore riusciamo a vederlo o a informarci? Allora, questo è un altro aspetto importante, la cosiddetta water print, cioè il consumo di acqua che si ha lungo tutta la filiera di produzione. Ci sono vari studi e vari diciamo pubblicazioni che ci parlano di questo. Quello che vedete proiettato è ad esempio un grafico in cui sono riportati dati di consumo di acqua per 100 grammi di proteine di diversi tipi di alimenti. E notiamo due cose fondamentalmente, che sono i due messaggi che dobbiamo tenere in mente. Primo, tutti i prodotti di origine animale consumano più acqua, hanno bisogno di più acqua lungo tutto il processo produttivo. In particolare, ancora una volta, la carne bovina. E questo perché c'è un grosso consumo di acqua per quella che è l'alimentazione del bovino. Quindi, prima di tutto, più consumo di acqua con gli alimenti di origine animale rispetto a quelli di origine vegetale. E secondariamente, il consumo di acqua aumenta se il prodotto è trasformato, cioè abbiamo avuto poi un processo di trasformazione. Questo è il motivo per cui, ad esempio, il formaggio ha un consumo di acqua decisamente superiore a quello del latte. Quindi due concetti. L'origine animale consuma più acqua, il trasformato consuma più acqua. Quindi questi sono, diciamo, un insieme di informazioni che ci possono indirizzare pur nel giusto mantenimento di una dieta equilibrata che prevede tutto, perché così deve essere, ma tutto tenendo conto della nostra salute e dell'impatto ambientale. Quindi, come dire, frutta e verdura, che poi sono la base della nostra dieta mediterranea, in abbondanza e meno carne rossa. È preferibile, ad esempio, la carne di pollo. Si può aggiungere anche una cosa che magari ai ragazzi può interessare. L'allevamento bovino è effettivamente molto impattante, perché è fatto in maniera intensiva. Se noi pensiamo un allevamento, pensiamo così, in realtà purtroppo è una realtà minima nel nostro paese, un allevamento al pascolo, un allevamento estensivo, bene, questo è molto, molto meno impattante per l'ambiente. Certo, grazie dottoressa Braga. Ci sono altre domande, ragazzi? Io a lei nel frattempo chiederei anche una riflessione sul tipo di dieta, ha accennato appunto durante quest'ultima risposta al che tipo di cibo dobbiamo mangiare, essere vegetariano, essere vegano oppure invece mangiare anche carne, mangiare di tutto come si suol dire, che tipo di impatto ha a livello ambientale? Ecco, questa è una di quelle domande in cui la risposta non è semplice e non è così scontata come uno potrebbe immaginare. E ci sono diversi dati e studi che spiegano perché. Ad esempio, c'è uno studio che mette a confronto un hamburger bovino, classico hamburger bovino, e un hamburger vegetale. Hamburger vegetale che ha subito per essere prodotto un processo di trasformazione importante e che è surgelato. Bene, in questo caso è meno impattante per l'ambiente l'hamburger vegetale. È abbastanza clamoroso ed estremo, ma serve per capire che la risposta non è mai così facile e netta, perché sono tanti gli aspetti che dobbiamo tenere presente. Quindi non è semplicemente mangiando vegano, vegetariano, piuttosto che scegliendo solamente biologico, che io ho un'alimentazione meno impattante per l'ambiente. In parte la risposta può essere sì, ma dobbiamo tenere presente tanti aspetti. Cioè se io compro biologico, ma questo biologico è viaggiato in aereo, beh allora non serve a nulla. Quindi sono tutti pezzetti, come ho detto prima, cioè bisogna considerare tutto il processo produttivo. L'intera filiera. Quindi certo. Tenere ben presente quello che è l'impatto di tutti i pezzetti. Poi per la nostra salute, la dieta mangia un po' di tutto, la nostra dieta mediterranea in realtà è la soluzione migliore per la nostra salute e lo sappiamo, purtroppo ce ne siamo un po' allontanati. Certo, abbiamo un paio di domande. Salve, sono Valentina e la mia, diciamo, è più che altro un'osservazione che una domanda.
Io ho letto un libro che si chiama Possiamo salvare il mondo prima di cena, che parla appunto del cambiamento climatico. E però più che altro, più che dire diciamo non dobbiamo mangiare questo perché non dobbiamo mangiare quest'altro, faceva una sorta di diciamo, diceva che le persone dovrebbero avere una consapevolezza maggiore, cioè secondo me è anche questo che manca, nel senso io sto comprando questo pezzo di carne e sono libera di comprare questo pezzo di carne, però devo sapere che questo pezzo di carne ha avuto questo determinato trattamento, questa determinata cosa, e che io comprandolo ho questo impatto. Quindi penso che molto spesso nelle persone manchi la consapevolezza di quello che stanno comprando, perché magari è molto difficile dire no, non si deve mangiare assolutamente carne, oppure no, non si deve fare assolutamente questa cosa, o non si deve prendere l'aereo. Però magari diciamo insegnare alle persone ad avere maggiore consapevolezza, dico io ok, sto prendendo l'aereo, però so che ho questo determinato impatto. Insomma, non so se mi sono spiegata. No, la tua riflessione appunto sta nel dire non basta dire non mangiate carne, non prendete l'aereo, ma capire perché a volte è necessario o inevitabile fare questo tipo di scelte, perché poi mi corregga dottoressa Braga, di solito la spesa è un qualcosa che non sempre si fa in maniera come potremmo dire consapevole, no? Dicevamo prima. Esatto, cioè c'è la pubblicità, ci sono un sacco di cose che agiscono su di noi, oltre appunto magari alla fretta di quando siamo a fare la spesa, per cui non è semplice, come diceva. Sì, ad esempio io ho provato a fare la spesa ad esempio senza comprare plastica, ma a volte è necessario comprare qualcosa con la plastica, ad esempio che ne so, la frutta, no, magari sta, però qualcosa, c'è per forza qualcosa di plastica, è stato difficilissimo, e soprattutto anche, diciamo, un impatto economico maggiore se io voglio comprare una cosa senza plastica. Quindi, diciamo... Certo, grazie. Volete rispondere entrambe? Prego, dottoressa Braga. Allora, intanto complimenti perché la ragazza è veramente attenta e preparata e anche informata. E ha perfettamente ragione. Il problema è anche quello dell'informazione e della facilità di avere dei comportamenti sostenibili, perché abbiamo fatto anche un'indagine sui consumatori nei vari paesi europei e quello che emerge è ad esempio la richiesta di un'etichetta che mi dica qualcosa sulla sostenibilità del prodotto, cioè io ho bisogno per poter scegliere di conoscere come è stato prodotto quell'alimento, che tipo di impatto ha. Quindi quello che si diceva, la mancanza di informazione che rende possibile e facile avere dei comportamenti virtuosi nei confronti dell'ambiente è fondamentale. Quindi noi ci stiamo battendo per avere un'etichetta che ci parli di sostenibilità del prodotto, perché altrimenti, cioè appunto, non so se è arrivato in aereo o meno, non so che tipo di allevamento c'è stato, non conosco cosa c'è dietro, cos'è la storia del prodotto e quindi come faccio a fare delle scelte. Poi è difficile anche il discorso, sì, il discorso plastica, va detto che gli imballaggi non vanno nemmeno demonizzati, vanno sicuramente ridotti, bisogna ridurre il consumo, l'utilizzo di plastica, di imballaggi, ma a volte teniamo presente che un imballaggio, ad esempio per avere una confezione in atmosfera modificata, mi permette di avere una vita più lunga del prodotto e quindi magari di non sprecare, di non buttarlo. Perché tutto questo discorso, alla fine, in quello che possiamo fare noi, è sì scegliere cosa mangiare, ma anche e soprattutto non buttare e non sprecare. Quindi meno plastica possibile, ma a volte la plastica può avere anche una funzione utile, quindi non va neanche demonizzata. Condivido pienamente, Franca, alleggerire ma non eliminare del tutto, purtroppo. E saper anche utilizzare, riutilizzare quegli imballaggi che apparentemente possono sembrare inutili. Grazie. Apriamo un'ultima domanda. Buongiorno, sono Teresa. La mia domanda in realtà era legata al sistema di etichettatura, perché come si diceva precedentemente, la sostenibilità è un concetto che tiene conto di diversi aspetti ambientali, economici, sociali. Ecco, secondo lei è effettivamente possibile un sistema di etichettature che tenga
in conto tutti questi aspetti, perché se oggi facciamo riferimento alle etichettature che esistono, mi viene in mente fair trade, certificazioni biologiche e altro, si tratta comunque di certificazioni e di etichettature che coprono soltanto alcuni aspetti della sostenibilità. È effettivamente possibile, secondo lei, avere un'etichetta che copra tutti e tenga conto di tanti aspetti che ovviamente spesso si verificano a livello internazionale e non soltanto nazionale? Grazie mille. Grazie. Effettivamente non è semplice, è un lavoro complesso, e è un lavoro che va oltre i nostri confini, tant'è vero che noi questa richiesta di mettere in piedi una valutazione per fare un'etichetta di sostenibilità l'abbiamo fatto a livello europeo, e non basterebbe neanche europeo, ma secondo me è imprescindibile, cioè dobbiamo cominciare a lavorarci. Sicuramente è complesso, sono tanti gli aspetti, ma se veramente vogliamo incidere facendo in modo che le persone possano acquistare, fare una spesa sostenibile, dobbiamo dare gli strumenti. Quindi è difficile, ma penso che sia necessario e imprescindibile impegnarsi su questa cosa. C'è un dato che non ho detto che credo che spieghi tutto, cioè il 26% delle emissioni di gas serra a livello mondiale sono legate al cibo. Allora, questo dato già ci dice che è una priorità. Perfetto. E a questo punto, se non ci sono domande, io passerei... penso che ci sia anche un video da proiettare, giusto? Sì. Poi passiamo alla fase di quiz. Allora, posso spiegarvi il video un attimo? Prego. Allora, il progetto La Spesa che Sfida ha, tra le varie attività, deciso di fare 10 video in 10 famiglie, proprio per dare un po' di concretezza nel dare consigli concreti alle persone. Quindi abbiamo chiesto delle famiglie se erano disponibili ad aprirci la porta di casa e ad aprirci anche il loro frigorifero, proprio per avere, diciamo, modo di rispondere direttamente a delle persone, non a degli attori, a delle persone, e quindi fare educazione e informazione in questo modo. Quindi abbiamo realizzato questi video. Vi dico subito che i primi 4 video li abbiamo realizzati in gennaio-febbraio, quindi li abbiamo realizzati con un'agenzia, con un regista, con un operatore professionale, con un regista che è andato nelle famiglie, quindi diciamo in un determinato modo. Poi abbiamo avuto il lockdown e quindi gli altri 6 video abbiamo deciso di realizzarli ugualmente, ma le famiglie si sono autofilmate e io ho risposto dalla mia cucina. Quindi diciamo abbiamo avuto anche questa duplice esperienza, 4 video fatti in un certo modo e 6 video invece realizzati in maniera molto più domestica, ma secondo me anche sentita. Comunque, per capire di che cosa stiamo parlando, penso si possa vedere il video. Grazie, stiamo cercando di arrivarci con le slide. Ok, quindi possiamo mandare il video. Ciao, sono Alberto, ho 46 anni e faccio una vita da single. Io ho un dilemma con la spesa. Comprare cibo tutti i giorni quando sono certo di stare a casa a cena, però con il rischio di dimenticarmi e di ritrovarmi col frigorifero vuoto, oppure fare lo spesone settimanale, però correndo un altro rischio, quello di buttare via le cose quando non le consumo. Caro Alberto, fare la spesa non è un'operazione semplice e soprattutto se la si vuole fare con un occhio d'attenzione alla propria salute, giustamente, ma anche a ridurre lo spreco, anche perché no, al portafoglio. Vediamo cosa c'è nel tuo frigorifero. Ciao, ben arrivati. Prego, vi faccio strada. E questo è il mio frigorifero. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Quindi cominciamo con questa mozzarella di bufala, che però vedo che scade il 29 gennaio. Quindi questo è un problema. O la mangio stasera, oppure, ed è probabile che sia fuori a cena, rischio di buttarla. Qui abbiamo una confezione di insalata, io l'insalata non riesco mai a finirla tutta, per cui me ne rimane sempre un po', sempre con il rischio di buttarla.
Abbiamo del formaggio grana che, come vedete, dopo pochi giorni fa la muffa, va tolta, e poi non so, perché come sempre non so se sono a casa per cena o meno. Abbiamo della verdura che è un po' al limite, quindi o la mangio nel giro di poco tempo, oppure la cucino, oppure non lo so. Insomma, Franca, ho bisogno veramente dei tuoi consigli. Caro Alberto, il rischio pattumiera è un problema per tutti. Certamente nel caso di un single la cosa può essere ancora più difficile e complessa, perché c'è anche il problema delle porzioni. È sempre meglio comprare prodotti sfuse, come regola generale. A volte diventa difficile, però è importante cercare sempre di acquistare le monoporzioni. Ma come possiamo consumare in maniera più sostenibile? Regola numero 1: fare la lista della spesa. Può sembrare banale, ma in realtà è fondamentale. Cioè, Alberto, pensa alla tua settimana, pensa se esci, non esci, che cosa hai voglia di mangiare, e fai la spesa pensando a quello che realmente consumerai. In questo modo veramente limiterai ciò che butti. Regola numero 2: le date di scadenza, ne hai parlato anche tu. Impariamo anche a fare il distinguo. Da consumare entro il giorno dopo lo devo buttare. Se invece c'è scritto da consumare preferibilmente entro il, in questo caso posso andare qualche giorno oltre, usando anche per valutare quelli che sono i nostri sensi. Apro la confezione, banalmente, la guardo, l'annuso, l'assaggio. Regola numero 3, quella delle alternative. Cosa vuol dire? Se ho qualcosa che vedo che sta per scadere, qualche cosa che mi è rimasto nel frigorifero, mi devo sempre ricordare che posso congelare, posso usare il sottovuoto, posso ricorrere anche a quella che era la saggezza delle nostre nonne, la cucina degli avanzi, quindi cucinare con un po' di creatività, di fantasia, riutilizzare quello che ho nel frigorifero. Per maggiori informazioni puoi andare sul nostro sito altroconsumo.it nella sezione dedicata La spesa che sfida. Mi raccomando, tienici informati e vediamo come va la prossima spesa intelligente. Ciao Franca, io ti ringrazio moltissimo per i tuoi consigli, perché finalmente sono riuscito a risolvere il mio dilemma. Sono state fondamentali due indicazioni. La prima sulla lista della spesa, perché mi consente di ottimizzare gli acquisti e di evitare gli sprechi. La seconda è l'attenzione ad acquistare sempre monodose. Grazie ancora. Ciao! Perfetto, possiamo riaccendere le luci. Grazie appunto del video, con consigli molto utili. Quanta insalata ho buttato. Bene, fa piacere che... Da universitario, perché sono tematiche assolutamente di tutti i giorni. Quindi... Sì, che riguardano la nostra quotidianità, quindi proprio l'approccio alla spesa fondamentale. A questo punto, se lei è d'accordo, o c'è un ultimo video, penso. Credo proprio di sì. Abbiamo un ultimo video, dottoressa Braga? Allora, se volete possiamo vedere, magari non vederlo neanche tutto, ma vedere un pezzo dell'altro video che è fatto durante il lockdown, quindi vedrete, sì, la differenza, certo, tra un video fatto in un certo modo piuttosto che realizzato in maniera un pochino più casalinga, ma perfetto. Possiamo anche vederne solo un pezzetto. Vabbè, va benissimo, possiamo pure mandarlo. Siamo attenti a ridurre i consumi energetici e facciamo la raccolta differenziata. Anche a tavola vogliamo comportarci in maniera sostenibile. Ma come fare? Ciao Eva, che bella famiglia, complimenti. Attenti all'ambiente, è importantissimo, perché anche fare una spesa intelligente significa farlo in maniera sostenibile. Ricordiamo sempre un dato. Un quarto delle emissioni mondiali di gas serra deriva dalla produzione di cibo, quindi facciamo attenzione e vediamo quelle che sono le vostre abitudini. Fare la spesa diventa un momento critico, perché è importante decidere cosa
a mettere in tavola e avevo ridotto i consumi di carne, quella arroz in particolare non uso, e frutta e verdura la compro in un mercato nella zona, ma con altri prodotti, ad esempio il formaggio, come devo comportarmi? So che anche l'acqua e il suo consumo è importante. Franca, aiutami tu. Decidere di fare la spesa in maniera sostenibile purtroppo non è solo questione di comprare a chilometro zero o di scegliere un imballaggio che non sia eccessivo. La sostenibilità è fatta di tanti parametri, di impatto ambientale lungo tutta la filiera di produzione nelle diverse fasi, ma anche di impatto sociale, di impatto economico. Tanti sono i parametri che entrano e che dovrebbero essere tenuti in considerazione. Ma ciascuno di noi può fare la propria parte, con alcune regole. La prima, ad esempio, la citavate anche voi, riduciamo i consumi di carne rossa. Un chilo di carne bovina comporta 60 kg di emissioni di gas serra. Se prendiamo invece ad esempio i fagiolini, un chilo di fagiolini comporta un chilo di emissione di gas serra. La differenza è enorme, quindi meno carne rossa, più fagiolini. Poi evitiamo quelli che sono gli alimenti trasportati via aereo. Hanno davvero un impatto ambientale importante. Non è facile saperlo perché sull'etichetta normalmente non c'è scritto, però ad esempio la frutta esotica normalmente viaggia via aereo. E infine la water print, il consumo d'acqua. Dietro la produzione dell'alimento c'è sempre un determinato consumo d'acqua, che sappiamo essere una risorsa preziosa. Quindi dobbiamo prediligere quelli che sono gli alimenti che consumano meno acqua nella produzione. Qualche indicazione, gli alimenti di origine animale consumano più acqua degli alimenti di origine vegetale e poi gli alimenti trasformati consumano più acqua di quelli che sono freschi e più sono trasformati più ne consumano, quindi il latte possiamo semplificare una scelta più green del formaggio. Per approfondire andate nella sezione La spesa che sfida del sito altoconsumo.it. Bene Eva, un saluto e buona spesa. Perfetto, grazie. Siccome il tempo è tiranno, adesso quale abbiamo... video voglio, ho bisogno di sapere quale video vi piace di più, quello più professionale o quello casalingo? Penso il secondo. Anche secondo me, alla fine è venuto meglio, sì. Se siete d'accordo a questo punto passerei con il quiz appunto che avete proposto per i ragazzi, certo. Spiegando appunto in breve quello che devono fare appunto con i loro smartphone e mettendosi in piccoli gruppi senza assemblarsi, mi raccomando. E cercare di rispondere a queste domande esatto. Nella maniera più semplice e più spontanea possibile, anche seguendo un po' quelle che sono le vostre idee, le vostre abitudini. O quantomeno quello che vi piacerebbe fare rispetto a quel quesito, certo. Scegliere. Ok, dovreste darci un codice, dovreste dare un codice giusto ai ragazzi per registrarsi? E c'è già. Ecco. Allora sì. Dovete fare quello che... Impressioni. Sì, devono andare su caut.it. E registrarsi con questo codice. Credo le domande sono facilissime, sono tutte cose che abbiamo detto durante questa nostra oretta insieme, per cui in teoria dovrete sapere tutto. Franca, grazie sempre. Dovremmo fare sempre dei gruppi, consigli ragazzi. Utili e preziosi, direi, per noi tutti da queste riflessioni e momenti di incontro. Gruppi da tre persone se riuscite, perché purtroppo non abbiamo. No, giochiamo gruppi da tre persone. Quello è una piattaforma di quattro di noi però che non so organizzare. Lasciamo magari qualche minuto se ce l'abbiamo. Sì. Ragazzi, ci dite quando siete pronti. Ci siamo? No, non ci siamo proprio. Per fortuna è un approccio simpatico, direi. Assolutamente. Thank you.
Andò, ci devi chiamare per nome, perché sennò non capiamo niente. Sì, sono Michele. Tanto vediamo che si stanno caricando i vari team. Giusto con la dottoressa. Vi siete registrati tutti, ragazzi? Manca ancora qualcuno? Ci siamo? Pronti? Siamo pronti. Avete letto tutti la domanda? Sì, qua. Leggi tu le domande? Quale di queste strategie aiuta a ridurre lo spreco casalingo? Fare la lista della spesa, pianificare i pasti, riutilizzare, congelare gli avanzi, oppure tutte e tre le risposte precedenti? Bravissimi! Possiamo passare alla successiva? Bravissimi! Se un prodotto ha superato il termine minimo di conservazione, io assaggio per capire se è ancora buono, io lo riporto al supermercato, lo butto perché mangiarlo è pericoloso, non so, dipende dal prodotto. Questo è molto interessante ed è anche molto vicino a noi. Quindi vediamo veramente quale sarà la risposta. Allora, qui ci sono anche le graduatorie. Certo, ma qui sono qui che fanno il tifo per il proprio team. Sì, ok. Dopo la spesa, quando si torna a casa è corretto sistemare con calma quando si ha tempo, mettere le cose in frigo secondo la temperatura dei vari piani, sistemare prima le cose della dispensa, poi quelle in frigorifero, mettere subito via le cose dal frigo velocemente come capita. Sì, questo è il massimo. Ecco, questo è interessante scoprire cosa sia il cosiddetto principio FIFO. Ti dice che abbiamo ancora 5 minuti massimo, quindi... Bravi, bene, sì. Bravi. Non è facile conoscere cos'è il principio. Quindi mettere in posizione davanti, dove c'è facile accessibilità, i prodotti che stanno per scadere.
e evitare quindi di lasciare nel fondo del frigorifero prodotti in scadenza che rischiano di diventare dei mostri. Quindi mettere davanti ciò che scade prima per consumarlo prima. Lo scongelamento resta sempre in grossi quesiti e dubbi, quindi capire il metodo che viene utilizzato per lo scongelamento, che per i ragazzi è sicuramente qualcosa di un po' più passato. Frigorifero, la soluzione più sicura da un punto di vista proprio di sicurezza alimentare è il frigorifero. Allora abbiamo ancora 3 minuti, mi dicono dalla regia. Allora ancora 2 domande, possiamo passare, poi ahimè dobbiamo salutarci. La classifica provvisoria sarà quella definitiva. Ultime 2 domande per confermare o ribaltare il risultato. Quindi la era vera, ma che cazzo legge? E vabbè, perché tu legge così, vabbè. Oh, stanno suggerendo! La risposta corretta era la verde e una buona parte di voi la nera. Perfetto, ultima domanda. Siamo quasi anche nei tempi. E cos'è la sostenibilità? Ne abbiamo parlato tanto stamattina. Forza. Sì. Ci siamo, stata corretta dalla blu, hanno indovinato praticamente tutti. Quindi il gruppo che vince? Abbiamo un vincitore. Ah, eccoli. Sono le ragazze là in alto. San Marzano d'Otto? San Marzano d'Otto. Perfetto, perfetto. Allora complimenti. Complimenti ai vincitori, un applauso a tutti. A questo punto ringrazierei la dottoressa Valeria Riccardi che è venuta a trovarci qui a Gettoni e ringrazierei anche Franca Braga da remoto per averci fatto compagnia, per averci appunto trasmesso delle importanti nozioni. Io voglio ringraziare il Gettoni, questo meraviglioso pubblico di ragazzi, Franca Braga, grazie a tutti veramente, buon proseguo dei lavori. Grazie, grazie per la presa di sfida, consultateci, altro consumo, dai, buongiorno a tutti. Grazie.